Match attesissimo in settimana, non si è parlato d'altro. Vedremo come si comporteranno le due squadre nel momento della verità. Match che si disputerà sotto la pioggia, non certo le condizioni ideali, molto dipenderà dalla tenuta del terreno. Pierluigi Pardo e Stefano Nava di nuovo in vostra compagnia per raccontarvi lo spettacolo del grande calcio. Campionato di calcio B pronto a prendersi la scena tra poco. Non dovrebbero mancare le emozioni oggi a giudicare dalle formazioni in campo. Si è parlato molto nei giorni scorsi di questa sfida e vedremo come l'avranno preparata i due allenatori. Sarà fondamentale l'approccio. Un gol nei primi minuti potrebbe cambiare tutto e regalarci una partita giocata a viso aperto. Ecco la formazione della squadra di casa. 4-3-3 per loro oggi, con due attaccanti schierati in posizione defilata da ali. Assetto offensivo che potrebbe creare più di qualche grattacapo alla difesa avversaria, specialmente negli uno contro uno. Stefano, cosa pensi della partita dei padroni di casa? Un campionato di transizione può essere utile per gettare le basi per il futuro. Ciò non significa che questa squadra non possa fare qualche vittima illustre strada facendo. Fin qui sta avendo un rendimento costante che le permette di stare alla larga dalla zona bassa della classifica. Pallone consegnato agli avversari. Bairami. La sventagliata a cambiare gioco. Cross che viene intercettato. Da seguire sicuramente questo giocatore, dato in grande condizione, tra le possibili attrazioni di questa sfida. 4 gol nelle ultime 3 gare è il suo biglietto da visita per questa sfida. La roba da far tremare le gambe ai difensori avversari. Allontana la minaccia. Tutino. C'è grande attesa per la sua prova, potrebbe essere tra i candidati al premio di migliore in campo quest'oggi. Ne ha fatti parecchi di gol in campionato e non credo sia ancora sazio. Sarà dura per i difensori arginarlo. Occhio al tiro che può valere il vantaggio. Ottima uscita del portiere. Coraggioso, è andato deciso sulla palla. Occhio alla ripartenza. Rallentano, preferiscono gestirla. Pallone invitante. Bravo qui a smarcarsi. Ferma tutto il difensore, bravissimo qui. Non hanno fatto certamente bene nell'ultima trasferta, arrivata la sconfitta, vorranno riscattarsi. Hanno perso per 1-0 nonostante una buona prestazione. Per questo credo che un pareggio sia ampiamente alla portata. In buona posizione, palla che termina oltre la linea di fondo. Piove e diventa cruciale la scelta dei tacchetti giusti per i giocatori. In queste condizioni è fondamentale, Pierre. Ci vuole poco a scivolare sul terreno viscido. Tutino, Bairami. Palla che termina fuori, rimessa dal fondo. Almici. La gioca profonda verso l'attaccante. Regalano palla agli avversari. Tocco orizzontale. Bairami. A metri per correre sulla corsia. Può ricevere una posizione interessante. Ma non granché qui l'intervento del difensore. Binaoui avanza sulla tre quarti, ha il pallone del possibile vantaggio. Cross murato dal difensore. Tifosi pronti a esplodere di gioia in caso di gol. Azione che si chiude in un nulla di fatto.
Camporese. Può crossare da lì. Palla in out, sarà rimessa dal fondo. Il calcio come scuola di vita, come mezzo per crescere, come luogo dove imparare i valori più importanti. Però oggi ci sono anche dei rischi, no? Penso soprattutto al denaro, al lusso, ho visto quello che guadagnano i campioni di oggi, non so cosa ne pensi. I soldi hanno sicuramente la loro importanza, ma non sono tutto. Chi intraprende questa carriera con l'obiettivo di arricchirsi, beh, ha capito veramente poco. Solo col sudore, i sacrifici, si possono ottenere certi risultati. Possesso palla per gli avversari. Bairami avanza, palla al piede, buona rete di passaggi dei giocatori dell'Empoli. Sta avanzando, può metterla in mezzo, prova la botta. Hanno aperto le marcature con questo gol e vedremo se avranno altri spazi per continuare a colpire. Non credo sia finita qui, mi aspetto una reazione avversaria, dovranno sudare se vogliono portare a casa la vittoria. Empoli che passa dunque in vantaggio. Almici. A spazio, i compagni si fanno vedere. Bidawi. Palla consegnata agli avversari. 120 secondi, il recupero segnalato dal quarto uomo. E vediamo cosa ci riserveranno. Mancuso. Palla che rotola via dopo un buon intervento. Calcio d'angolo a disposizione per raddoppiare il vantaggio. Crossa nel mezzo. Non bene qui il difensore, attenzione. Buona la parata impresa da parte del portiere. Si chiude il primo tempo, squadre che tornano negli spogliatoi. È tutto pronto, comincia il secondo tempo. Ciciretti. Ancora la circolazione di palla. Posizione ideale. Vuole un pallone lungo. Attenzione, c'è fuori gioco, è tutto fermo e se ne stava andando verso la porta. Linea alta, concesso la profondità e fuori gioco. Primo tempo incoraggiante, il suo giocato su livelli interessanti. Suggerimento interessante, vediamo cosa fa ora. Respinta col corpo. Buon tiki-taka quest'oggi, fin qui. Mancuso. Squadra ospite che sta per effettuare un cambio. Gli avversari hanno preso le misure ed è necessario correre ai ripari. Perdono palla banalmente. Ottima lettura su una situazione complicata. Piamozzi a campo sulla fascia. Offside che ci sta tutto, doveva temporeggiare invece di puntare subito verso la porta. Si preparano al cambio.
E c'è un cambio in arrivo per la squadra ospite. Sì, c'è bisogno di energia, di forze. Palla interessante nello spazio. Ottimo il pallone filtrante. Decisivo qui, allontana la minaccia. Pallone invitante. Risolve lui. C'è la sostituzione per dare energie, forze fresche in questa gara. Potrebbe crossare. Lo vede. Pallone troppo prevedibile questo. Può colpire da lì. Occhio al traversone. L'ha messa in mezzo, ma ha dosato male. Può ricevere una posizione interessante. È in buona posizione. Vediamo cosa inventa ora. Ottima la lettura del difensore che ha capito tutto e ha recuperato il pallone. Ciciretti può sfruttare lo spazio lungo la corsia. Ha spazio per il cross. Pericolo, ecco il tiro. Il portiere in presa sicura. Pallone recuperato senza problemi qui. Bravo qui a smarcarsi. Taglia nel mezzo. Buono il cross, attento. Si porta la più due con questo gol, un margine abbastanza rassicurante, ma che ovviamente lascia ancora qualche spiraglio per la rimonta. Hanno un discreto vantaggio da gestire. Questo gli permette di non affrettare i tempi e lasciare che siano gli altri a fare la prima mossa. Match che riprende, hanno allungato portandosi sul 2-0. Siamo entrati nell'ultimo quarto d'ora. Ottima la chiusura, ferma l'azione. Stulac. Ancora un passaggio perfetto. C'è stata una deviazione, sarà rimessa con le mani. L'allenatore sta per mandare in campo forze fresche. Attenzione. Tocco verticale interessante. Palla gol gettata al vento con una conclusione comoda per il portiere. Beh, da lì bisogna segnare, dai. È uscita fuori invece una conclusione innocua. Gran palla. Vediamo cosa fa ora. Traversone che viene intercettato. Mancuso. Prova ad aprire il campo in ampiezza. Ha spazio davanti a sé. Potrebbe crossare. Palla che rimane ancora lì. Conclusione di rara potenza. È mancata solo un po' la mira per finire alle spalle del portiere. Ah sì, non è uscita di parecchio, eh. Qualcuno qui in tribuna gridava già il gol. Ancora 3 minuti da giocare. Pallone intercettato senza problemi. Due minuti ancora da giocare. Vediamo cosa ci riserverà l'extra time. Palla molto interessante. Posizione ideale. Pallone sulla corsa. Partita che si riapre nel finale, un solo gol da recuperare col tempo che scorre però inesorabile. Devono crederci fino all'ultimo, il gol può arrivare da un momento all'altro, l'unico problema è che non c'è più tempo. Un gol buono solo per le statistiche, arrivato in pieno recupero che non cambia la sostanza. Onore comunque a questa squadra per non essersi arresa fino all'ultimo, bravi. Il punteggio adesso è di 2-1. Basta così, arriva il fischio dell'arbitro. Match che termina dunque con una sconfitta per questa squadra che ha pagato forse un po' di stanchezza.